Questa stagione è facile trovare dei piccoli di nidiacei di uccello al suolo. Questo è un pullo di allocco. Si riconosce che è un rapace dal becco curvo e avvicinandosi anche dal fatto che ha gli artigli. È molto importante non spaventarlo perché potrebbe fare dei movimenti inconsulti. La scelta migliore è avvicinarsi dal dietro senza fare tanto rumore e essere forniti di un asciugamano, di un telo, di qualsiasi straccio, qualsiasi materiale possa essere utilizzato per coprirlo, perché come tutti i selvatici, una volta coperto non si sposta, sta immobile, quindi è più facile acchiapparlo e inoltre aiuta anche a non farsi male perché per difendersi potrebbe o beccare oppure utilizzare gli artigli. Sempre con l'intero asciugamano noi raccogliamo l'animale delicatamente senza stringere e sempre tenendolo all'interno dell'asciugamano lo introduciamo in questo caso in un trasportino oppure molto più banalmente in una scatola di cartone. Se uno ha timore può lasciarlo con l'intero asciugamano, copertina o cosa ha utilizzato all'interno del contenitore in cui lo mette. Il fatto che questo sia un pullo di un allocco e non un adulto si capisce dal fatto che ha ancora il piumino, quindi queste piumette molto simili a quelle di un normale pulcino, che verranno poi con l'età sostituite da penne. E l'altro discorso è che anche la coda è ancora corta, perché poi verrà lunga praticamente il doppio, e se lo tieni. E anche le ali, come potete vedere, sono ancora con delle penne, giralo, delle penne corte, vengono poi più lunghe e anche questa parte viene sostituita da altre penne. Attualmente l'animale, per come ha la coda e come ha le ali, è in grado di scendere dal nido, quindi planare fino al suolo, ma non è in grado di risollevarsi e questa è una delle cose che a volte la gente non conosce, non capisce e considera l'animale al suolo come in difficoltà, in realtà è una normale fase di vita perché non è in grado di ritornare sul nido, ma viene lo stesso al suolo nutrito dai propri genitori, fin quando code e ali, quindi le timoniere, le remiganti e le timoniere saranno sufficientemente lunghe per consentirgli anche di levarsi da per terra verso l'alto. Mm-hmm.